Oggi sono felice di ciò che ho, anche se, ovviamente, porto dentro di me tanti traumi. Sono riuscito a ricostruirmi una vita e una carriera, e ho fatto tantissima fatica per arrivare dove sono. Ne faccio ancora, ogni giorno. Mi sono trovato a dover affrontare pregiudizi e situazioni difficili legate a quanto accaduto. Tuttavia, sono felice, perché sono riuscito a costruire una vita senza farmi schiacciare da tutta questa vicenda. La serie sulla mia storia è quella di Amanda. Avrei voluto poter supervisionare il mio personaggio. Sono in trattativa con la produzione, ma ho fiducia in Amanda. Queste sono le parole di Raffaele Sollecito, 40 anni, che racconta la sua esperienza. Il suo nome è tristemente legato alla morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese di 22 anni assassinata il 1 novembre 2007 nella sua casa a Perugia. Sollecito fu accusato dell'omicidio insieme alla sua ex fidanzata, Amanda Knox, americana di 37 anni. I due furono condannati in primo grado, assolti in appello, poi nuovamente condannati e infine definitivamente assolti nel 2015, dopo aver trascorso 4 anni in carcere. A 17 anni dal delitto, Amanda Knox ha prodotto una serie televisiva che racconta la sua versione della vicenda, descrivendo quello che considera un'odissea di 16 anni. La serie, ancora senza titolo ufficiale, ha già iniziato le riprese tra Perugia, Roma e Orvieto ed è coprodotta da Monica Lewinsky, l'ex stagista della Casa Bianca coinvolta nello scandalo con il presidente Bill Clinton nel 1998. L'unico condannato per l'omicidio di Meredith è stato l'ivoriano Rudy Guede, condannato a 16 anni e già rilasciato. Per Sollecito, la pena inflitta a Guede è stata troppo lieve rispetto a ciò che è accaduto alle loro vite, distrutte dalle accuse. In carcere avevo paura di non riuscire a realizzare i miei sogni, di non finire gli studi. Avrei dovuto laurearmi poco dopo il delitto di Meredith, racconta Sollecito. A suo avviso, lui e Amanda sono stati coinvolti ingiustamente a causa di indagini sbagliate e di una tesi accusatoria che li voleva colpevoli a tutti i costi. Oggi Amanda è tornata negli Stati Uniti, si è sposata e ha 2 figli. Anche se separati dalla distanza, Sollecito e Knox continuano a sentirsi. «Mi manda le foto delle bambine, sono dolcissime», dice lui. Sollecito si fida di lei e dell'interpretazione che darà al suo personaggio nella serie. «Vorrei solo vedere le battute, visto che in passato i giornali hanno scritto di me ciò che volevano. Ora voglio che venga fuori ciò che sono veramente». A differenza di Amanda, però, Sollecito non ha alcuna intenzione di incontrare il pubblico ministero Giuliano Mignini, il loro primo accusatore. Anzi, sollecita delle scuse. Nella sentenza di assoluzione, i giudici li avevano comunque collocati sulla scena del crimine, affermando che Amanda era sicuramente nella casa dell'omicidio e Raffaele probabilmente, ma senza riuscire a provare la loro partecipazione al delitto. «Hanno cercato di salvare la faccia e le indagini, impedendomi di ottenere un risarcimento», conclude Sollecito.